Isaac Donko è un ragazzo di 20 anni, solare, divertente, però anche un pochettino permaloso. Sono in Italia da 12 anni, sono venuto qua con la mia famiglia e sono contento. Ho iniziato subito quando sono arrivato qua in Italia, in una squadretta in provincia di Conegliano che si chiama Oliano. E lì ho iniziato a giocare e poi sono arrivato fino a qua. La prima cosa che ho pensato è soltanto a divertirmi e fare amicizia, perché solo facendo amicizia riuscivo a imparare l'italiano più velocemente. Quando è arrivato l'Inter che mi voleva, sai, è il sogno di tutti noi ragazzi arrivare più in alto possibile. E quando mi ha fatto l'offerta, la proposta di andare, io sono andato di corsa. Io sono sempre contento delle scelte che faccio, soprattutto per la mia famiglia e per i miei amici. La mia famiglia non pensa mai che io sia un calciatore. E loro mi considerano un figlio e quello e basta. Beh, perché giocare a calcio loro non lo considerano un lavoro, lo considerano solo un divertimento. Quindi l'importante è che io mi diverta quando vado in campo e per loro è la soddisfazione più grande. Il mio pregio è, diciamo, colpo di testa e fisico. È quello che la maggior parte delle volte tendo a utilizzare di più. E il mio difetto è che devo migliorare molto di più tecnicamente. Quando ho saputo che dovevo venire a Bari non ho pensato a nessun'altra squadra. Ho detto al mio procuratore che volevo andarci e basta. Sapevo che c'era qua Nicola, che ha allenato due ex compagni miei, compagni che sono anche più di compagni, fratelli miei, Duncan e Mbaye. E ho chiesto molte informazioni a loro e poi ho fatto la scelta e loro mi hanno consigliato di venire perché è un trampolino di lancio. A me piace tanto il mare, però non so nuotare. Però mi piace camminare ovunque perché non mi stressano, non mi dico. Cioè, è bello perché a me piace parlare con la gente, no? E spesso mi fermano, mi fanno le domande. La cosa che mi piace di più fare. Quando entri in campo devi solo, l'unica cosa che devi pensare è dare il massimo. E poi alla fine della partita puoi andare a festeggiare con i tuoi amici, con i tuoi compagni e basta, però quando vai in campo non devi pensare a nient'altro e dare sempre il massimo. Ah, San Nicola è un grandissimo stadio, come dite voi, è l'astronave, no? Quindi noi cercheremo di dare il massimo per riuscire a vederla piena. Il mio sogno è di andare a giocare in Inghilterra, andare a giocare a Liverpool. È il sogno che ho sin da bambino e io spero di riuscire a realizzare questo sogno. Hai letto, hai imparato, hai letto barese. Ah, quello che quando sono arrivato mi hanno insegnato è Tremont. Ma sai che significa? No, non lo so, però è quello che dicono tutti, no? Quindi anche io l'ho imparato. Io nomino Stefano Gori. Stefano, tocca a te adesso. Mi raccomando, nomina uno simpatico. Ciao!